Buonasera da una parte del cast di Vorrei una vita. Vorrei una vita è l'ottavo film della Dilprev Cinefilm Production. Siamo una casa di produzione indipendente, per chi ci segue ormai da anni sa benissimo di cosa trattano i nostri film, su tematiche sociali, anche storiche e via dicendo. Lo scopo di questa piccola intervista, di questo piccolo videoclip che facciamo oggi, è quella di presentare una parte del cast, come ho già annunciato, di Vorrei una vita, presentarvi i personaggi, qui abbiamo gli attori protagonisti e si racconteranno un pochino e ci illustreranno un po' quello che si è fatto durante il film. Siamo anche insieme a Massimo Previtero, che è la persona con cui collaboro ormai da circa 9 anni. Ed è anche lo sceneggiatore e la persona che ha scritto il soggetto del film. Io sono il regista e quindi direi di lasciare subito la parola a Massimo, così facciamo una breve presentazione a tutti quanti. Prego, Massimo. Grazie, ovviamente Vorrei una vita è tratto da Mari Mente, è comunque una storia a tematica gay. Chi ha visto il film Mari Mente ovviamente ha dei risvolti piuttosto drammatici, invece Vorrei una vita si avvicina un pochino più alla commedia, anche se non mancheranno anche lì dei momenti drammatici, un po' come la vita, anche il titolo stesso del film lo dice, no? Ci saranno momenti di felicità, momenti di tristezza e poi tutto ruota intorno a questa storia d'amore, che è la storia d'amore di Francesco e Michele. Io vesto i panni di Francesco e vivo nel quartiere di Tor Pignattara. A proposito, siamo proprio qui vicino al parco, c'è l'acquedotto, siamo nel cuore pulsante di Tor Pignattara, poiché questo è un film che abbiamo voluto omaggiare anche il quartiere dove viviamo la maggior parte di chi fa parte della Dilprev, no? E la cosa bella è che abbiamo girato anche in alcuni ristoranti, bar proprio qui del posto, eravamo in piena pandemia e abbiamo un po' dato una luce di speranza perché riaprendo appunto questi bar e ristoranti è stato anche più commovente girare in quel periodo e la chicca di questo film è che hanno preso parte come attori anche i proprietari di questi bar e ristoranti. E ritornando alla storia, è una storia d'amore che ti avvolge dall'inizio alla fine, appunto di questi due ragazzi. Io sono Francesco, Marco Giannini veste i panni di Michele. È una storia d'amore in tutti i sensi, d'amore fraterno, e alle mie spalle c'è mia sorella che nel film è Michela Aloisi che veste i panni di Angela. Si vedrà anche questo amore tra questi due fratelli perché rimaniamo orfani di genitori e quindi ci dobbiamo fare un po' da madre e da padre. C'è Tor Pignattara che poi un po' ci consola, no? E niente, non vado oltre, passo la parola a Marco. E Marco Giannini che presenta il suo personaggio. Grazie. Allora, io sono Marco Giannini ed è la prima volta che lavoro con la Dilprev Production. E sono qui a raccontare un'esperienza bellissima, perché la storia è una storia bella che ha tanti elementi anche leggeri, anche ironici, profondi allo stesso tempo. E io interpreto Michele, come ha detto prima giustamente Massimo. E Michele si innamora di Francesco. Michele è una persona altolocata. E nel modo che non vi sto a raccontare, ma in un modo abbastanza particolare, sia il loro incontro sia il loro innamoramento. Ed è un personaggio che è bello vedere crescere. È stato bello vederlo crescere da parte mia durante le riprese del film. Spero che sia bello per chi vede il film vederlo crescere sullo schermo. È una bella troupe, un bel gruppo, un grande divertimento mentre giravamo. È una cosa che tengo a dire perché secondo me un bel clima aiuta tantissimo a girare e a creare un bel prodotto artistico e soprattutto lo stare appunto all'interno di alcune zone di Roma, dal Quadraro a Tor Pignattara, a Tor Fiscale, al Coppedè, che valorizzano e vengono a valorizzare dal film. Qualcosa di importante che forse nel cinema si sta un po' perdendo e che invece questa produzione, a cui questa produzione invece è molto attenta. Ok, adesso passo la parola alla sorella di Massimo, quindi di Francesco nel film, e cioè Michela Luisi. Allora, io sono Michela Aloisi, sono nel film
interpreto Angela, la sorella di Francesco. Noi, come ha già detto prima Massimo, siamo rimasti orfani molto giovani e quindi questo ha rafforzato molto il nostro amore fraterno, no? La nostra unione, e ci siamo sempre sostenuti nei momenti di difficoltà. E diciamo che il film poi alla fine prenderà proprio vita da un momento di difficoltà lavorativa, e da lì si svilupperanno una serie di situazioni. Io sono molto contenta, è la seconda volta che lavoro con loro. Nell'altro film ero una delle più care amiche di Massimo, adesso sono stata promossa a sorella e ne sono molto felice, perché comunque, come ha detto anche Marco prima, cioè è un bel ambiente, si lavora benissimo con loro, ci si diverte e si lavora seriamente, ma appunto con il sorriso. E io adesso passerei la parola ad Emilia Guariglia. Facciamo così, prego. Sì, io sono Emilia Guariglia e nel film sono Milù. Per me, anche per me come per Marco, questa è la prima volta, è la prima esperienza sia con la produzione e anche cinematografica. Fino adesso ho fatto un po' di teatro, ma cioè, diciamo, con la macchina da presa questa è la primissima volta ed è tutt'altra cosa. Bravissima. Tutt'altra cosa, ma comunque un'esperienza che io penso che ogni attore dovrebbe fare, poi magari fa una scelta tra le due cose o comunque le fa entrambe. Il film è un film di amore, è un film di vita, è un film che illustra vari aspetti e tutti quanti veri. Il mio personaggio è una donna che la vita ha reso necessariamente dura, senza però che questa durezza arrivasse fino in fondo, fino al cuore. È una donna dura che comunque crede ancora alle favole. E basta, non vi dico altro, venite a vederlo e saprete di più. Adesso passo la parola a Donatella Collura. Buonasera, mi chiamo Donatella, il mio personaggio si chiama Margot. Per me questa è la prima interpretazione di un personaggio all'interno di un film, come diciamo pseudo attrice, perché poi non sono un'attrice di professione, ma questo personaggio mi rivedo molto. È un personaggio che racconta un po', no, le vicissitudini delle donne in generale, di quello che devono affrontare. Non voglio raccontare troppo, però ringrazio sia Massimo che Emanuele, che ormai da anni che ci conosciamo, per avermi dato questa opportunità, e credo fermamente che questo film avrà un grande impatto nel sociale. Grazie. Sì, una cosa brevemente volevo aggiungere, che mi ha anticipato insomma Donatella, il fatto che lei non è una vera e propria attrice, nel senso che lo scopo della Dilpreb Cinefilm Production è anche far lavorare tra virgolette, perché vengono gratuitamente, quindi li ringraziamo anche per questo, però è di far lavorare nel cinema anche persone che hanno un talento, perché Donatella secondo me, a mio avviso, è stata molto molto brava ad interpretare questo ruolo, e quindi più che a soffermarci sul curriculum accademico, insomma su quanto hanno studiato, quante cose hanno fatto, vediamo in realtà quanto sanno recitare, oppure quanto cuore ci mettono anche, perché non è che abbiamo tutti attori da Oscar, lo devo dire, sono stati tutti bravissimi, però ci mettono anche tanto tanto cuore, e molte volte la scelta del personaggio avviene in maniera tale che quando Massimo scrive il soggetto, insomma, ci interfacciamo, ne parliamo, diciamo questo personaggio andrebbe bene sì da Donatella, che la conosciamo da un po' di anni, oppure questo andrebbe bene da Michela, che ha già girato quest'altro film, quindi ci risulta anche più facile fare i casting. Non so se Massimo voleva aggiungere una cosa. Innanzitutto volevo ringraziare la redazione che ci segue da tanti anni, che è Storie Oggi, e appunto annunciava pochi giorni fa la fine delle riprese. Ci è voluto un anno, perché poi con questa maledetta pandemia parecchie volte abbiamo dovuto fermare le riprese. Ma l'altra chicca di questo film è che faremo riferimento, vedendo alcune scene, al grande cinema italiano. Io ho la mia attrice preferita è Sofia Loren, quindi ho voluto omaggiare, e chiedo scusa a Sofia Loren, ovviamente sempre in chiave gay, Sofia Loren e Mastroianni. Chi sarà Sofia e chi sarà Mastroianni?
anni, questo lo scoprirete, però con Marco ci siamo veramente divertiti, e non solo questo Fiorello Mastroianni, ma anche ricordiamo Pasolini, tra l'altro abbiamo girato una scena proprio al Biondo Tevere dove cenò l'ultima volta per Paolo Pasolini. Io adesso mi stoppo, se no vado oltre e vi racconto tutta la trama, se no poi non venite a vedere il film. Passiamo a Simona. Io sono Simona e il mio personaggio è Eulalia, un'amica di Francesco che è molto molto particolare, uno spirito libero, un po' sensitivo, perché riesce a percepire le persone come stanno, e rincontra Francesco dopo tanti anni e si accorge che non sta bene e lo aiuta in un modo molto molto divertente. Non vi svelerò che cosa, sarà una scena molto esilarante, mi sono tanto tanto divertita, quindi grazie. Allora, buonasera, mi chiamo Marco e ho fatto il personaggio Pagni Enrico, che ero il migliore amico di Francesco, no, dove lavorava Enrico? Al un ristorante che stava a Torpignantara, che veniva a pranzo con la sorella. Bravissimo. Io direi, ecco, questa era solo una piccola pillola, delle piccole chicche del film, non so se Massimo vuole aggiungere altro, altrimenti vi passo un po' logorroico, ve lo passo. No, voglio aggiungere solo che, appunto, abbiamo detto, siamo una produzione indipendente, si aspetta la prima, siamo a 1 ora e 10 minuti perché il montaggio è quasi alla fine anche di questo film, noi siamo più lunghi nei film, e due ore e dieci minuti, scusate che lo stress, e ovviamente come tutti gli altri film attendiamo la prima al Cinema Aquila, che tra l'altro è proprio nel nostro quartiere, e poi invitateci perché è una storia che merita, e poi insomma vi aggiorneremo, seguiteci sulle nostre pagine sia su Facebook, su Instagram, e niente. Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, anch'io parlo, no scherzo. L'unica cosa, come già anticipato, potete seguirci sul canale della Dilpreb Cinefilm Production, che trovate su YouTube o sulle pagine Facebook Emanuele Di Leo, Massimo Previtero, Dilpreb Cinefilm Production, così trovate tutte le informazioni, vi terremo aggiornati, e che dire, vi diamo un caloroso saluto a tutti quanti e speriamo di vederci presto con l'anteprima del film al nuovo Cinema Aquila. Ringraziamo ovviamente anche tutte le persone del cast che non sono potute venire, Massimo me lo stava ricordando, anzi passa a lui il microfono così ci dice con esattezza chi vogliamo ringraziare. Ringraziarli tutti sarebbe impossibile perché sono quasi 100 tra attori, comparse, e volevo ringraziare Lia Cellammare, che appunto veste i panni di mia madre nel film, un'attrice pugliese, ha collaborato con grandi produzioni sia del piccolo che del grande schermo. Over the Rainbow, dopo tanta tempesta c'è sempre il sole, quindi vi aspetto a cinema, Vorrei una vita, ciao. E in più volevamo ringraziare Angelo De Maio, che ha composto le musiche per Amaremente, ma ha composto anche per Vorrei una vita alcune musiche inedite, e tra l'altro un brano bellissimo che sarà la colonna sonora del film. E poi ringrazio tutti gli altri, perché ci si dimentica, ovviamente siete tutti nel nostro cuore. Va bene, grazie a tutti. Vorrei una vita!